A distanza di 20 anni i talebani sono ancora in Afghanistan, governano con il terrore, impongono l'oscurantismo. Il 19 novembre del 2001 una cronista catanese viaggiava con alcuni colleghi sulla strada che da Jalalabad porta a Kabul. Voleva raccontare la disfatta dei tagliagole. Il convoglio di auto venne affiancato da 8 uomini armati. Nell'agguato venne uccisa a colpi di Kalashnikov Maria Grazia Cutuli, 39 anni, inviata dal Corriere della Sera. Con lei anche l'inviato di El Mundo Julio Fuentes e due corrispondenti della Reuters, l'australiano Harry Barton e l'afghano Azizullah Haidari. Un'azione di guerriglia indirizzata solo verso giornalisti stranieri. Seguirono processi e condanne, ma non tutto è chiaro. L'ultimo articolo di Maria Grazia parlava anche della scoperta di un deposito di gas nervino nella base di Osama Bin Laden. Per mantenerne vivo il ricordo, i familiari hanno creato una fondazione e nel villaggio di Kushrod è nata la Maria Grazia Cutuli School. Abbiamo lasciato una scuola su quel territorio che ha contribuito a formare in questi anni circa 600 bambine e bambini, possibilità di affrancarsi da un e di, come dire, sperare in un futuro migliore per quel paese. Sì. Martire della verità, la morte di Maria Grazia resta un monito rispetto al disimpegno sbrigativo dell'Occidente sullo scacchiere afghano. Il presidente Mattarella ha voluto ricordarla. Quanto è stato fatto e testimoniato non andrà perso, ma resterà come punto di ripartenza per un impegno di civiltà verso l'Afghanistan.